Buongiorno. Sono il più vicino e sono arrivato secondo. Allora, che si dice a San Bernardino? Che fa freddo, c'è freddo qua. L'unica parte che è scoperta dalla da c'è freddo. Guarda, hai visto qua? Questa è la pelo bike, cioè pelo bianco, pelo nero. I Juventini sicuramente apprezzeranno. Devi cambiare il nome del canale, Motopelo. Sì. Hai visto che c'era il cartello che la vignetta la vendono allo Shell? La prendiamo o facciamo statali? Io la prenderei quella no, se settimanale. Se prendiamo troppo tempo poi. Non so voi come siete messi a benzina, io dovrei arrivare, ma... Allora, lì a Mosburo ci sono subito due distributori. Allora, perfetto. C'è uno in piazza e uno gestito da Veronica, questa ragazza qua col fratello, che è concessionario di macchina distributore. Perfetto. E domani facciamo benzina? Sì. Così ce l'abbiamo già per il giorno dopo, più avanti. The next day. E nevica. Previsioni per oggi? Oh, bravo. Teniamo al caldo il pelo. Si stanno preparando, non mi caga nessuno. Thank you.
Vai giungla! Cazzo, incastrato in mezzo! Ma porca! Ottimo! Oh, siamo arrivati, cazzo! Bella! Oh, c'è un profumo di pane qua dentro! Nascondile, prendile via! Cazzo, ma guardala quanta gente c'è! Ecco che befana! Abbiamo già trovato il posto per le tende e qui a fianco ci piazziamo le moto. Dobbiamo finire le ultime cose, ma ci siamo. E questo è il panorama. Fai vedere la proboscide. Fai vedere il salamotto. Oh, che buono, eh! Mettilo in bocca. Bravissimo! Di camalare non camalare, noch. Hai ragione, Stiamo andando nella buca. Eccola là, la buca. Qui ci sono i vari chioschetti dove si comprano medagliette, gli adesivi, qui dove si mangia, qui c'è il Federico, qui c'è un loop di video Sulle un pacchetto? Un bel panorama con tutti i fuochi accesi, qua continuano a passare moto, mi sa che spaccheranno i maroni tutta la notte. Segue. Dai che ce la facciamo a sbiellarla questa! Fuma sotto! Un bel tè caldo prima di andare a nanna. The next day. Ecco cosa c'è fuori. Gente strana che giro a vaga. Stanotte ha nevicato, la temperatura è scesa a meno 4 gradi, non è andata male, abbiamo dormito decentemente, però bello, tutto bello bianco. Dopo l'Elephant and Treffen ci vuole una bella mangiata. È una bella birrozza. Buon appetito. Oggi rientriamo in Italia e... Pegasus. Si parte dall'hotel e per il pomeriggio, traffico permettendo, si torna a casa. Adesso raduniamo il gruppo, torniamo in quattro perché gli altri due, essendo di Brescia, tornano dal Brennero probabilmente. Sembri un macellaio, cazzo. Te no, invece. Macelleria equina. Svizzera, San Bernardino, casa. 470 km.
Ciao Luca. Ciao. Posso? Pronti. Ciao. Ciao. Va bene? Bene. Sento fretta, eh? Sì, va bene, qua, ci sono problemi. Adesso ci dobbiamo fare il culo quadro per un po'. A 120 all'ora si sente il freddino a 2 gradi. Siamo ancora in Germania, ma manca poco all'Austria. Ho visto un cartello della vignetta austriaca che noi abbiamo già fatto 2 giorni fa. Ecco cosa fa il sale alle moto in 1000 chilometri. Tra una cinquantina di chilometri entriamo in Austria, ci vestiamo bene perché viaggiare in autostrada a 2 gradi non è mai simpatico. Freddo si sente, anche se vestiti bene. Direzione Austria, poi Svizzera e poi si rientra in Italia. Ora in Svizzera si riparte in direzione Chur, Coira in italiano, poi Tusis e poi Passo San Bernardino. Avanti tutta! Spero che gli si sia stretto il culo a quello col BMW. Quello che il primo che mi ha passato dei due sulle righe. Ma sei sto, visto passare su quelle righe lì? Io l'ho visto proprio. L'ho visto sulle uova. Secondo me si sta pulendo il culo, c'è ancora lì. Sì. Previsioni del tempo. Freddo. Ogni tanto bisogna anche lavorare, però lavorare per mangiare.
siamo quasi a Bellinzona, mancano 110 km, almeno a me a casa, poi i ragazzi devono farne qualcuno in più, e ci rimettiamo in marcia, facciamo l'ultimo pezzo, poi ci fermeremo per salutarci.